Andiamo a Verona e diamo la buona serata a Stefano Gomiero, avvocato, buonasera. Buonasera a lei, dottore. Allora, parliamo intanto di ripartenza. In che termini si può parlare di ripartenza al Tribunale di Verona? Poi ai nodi ci arriveremo dopo, se i nodi ci sono, ma intanto che ripartenza si è registrata in quel foro? Allora, devo essere molto sincero. La ripartenza dopo un lockdown significativo c'è stata. Di fatto tutte le udienze dibattimentali, che siano monocratiche, collegiali, sono ripartite. Devo essere sincero, e quindi da dopo, diciamo da dopo le vacanze estive, la sospensione feriale dei termini e le ultime 2 settimane di luglio, la situazione si è normalizzata. Naturalmente con mascherine, con tutti i presidi di sicurezza, con il distanziamento sociale in aula, c'è un po' meno distanziamento sociale nei corridoi, dove ancora oggi ci sono assembramenti, però devo dire che le udienze finalmente si fanno e sono anche orgoglioso nel sottolineare che forse anche la nostra gioiosa iniziativa, quella flash mob che abbiamo fatto con toga, mascherine, guanti, torniamo in udienza, forse qualche effetto l'ha fatto. Poi senz'altro avranno lavorato bene le Camere Penali, il Consiglio dell'Ordine, avranno fatto tutti gli accordi del caso con il Presidente del Tribunale e con i Presidenti dei vari uffici, però la situazione diciamo che si è pressoché normalizzata per la celebrazione delle udienze. È tutto surreale, è tutto Eh sì, molto surreale, anormale sì. per quanto riguarda l'accesso al Tribunale, no? Tutte le mattine, quando si arriva, viene naturalmente misurata la febbre con quei dispositivi che mi lasciano piuttosto perplesso, perché anche stamattina io avevo 34,2, o io sono un serpente o funzionano poco queste cose. 34,2 le consiglio di fare qualcosa per aumentare la pressione Però perché. mi chiedo quanto funzionino questi dispositivi. Però i dubbi che mi vengono e le preoccupazioni che mi vengono sono ben altre. Cioè, io mi chiedo se invece di 34,2 o 35,6 avesse avuto 37,3, sarebbe No, stato no, il facciamo 37,8, guardi, facciamo 37,8, perché fino a 37,5 è se tollerata, 37,8 inizia a essere sub iudice. fosse stato 37,8, mi chiedo e le chiedo, sarebbe stato un legittimo impedimento, cioè l'udienza si sarebbe celebrata ugualmente. Quello che mi risulta difficile capire è com'è possibile che il Ministero di Grazia e Giustizia, come anche nella fase precedente, diciamo la emergenziale, abbia potuto delegare i singoli presidenti dei tribunali di gestire la pandemia. È logico che questo ha provocato una paralisi della giustizia, perché chi si poteva assumere qualsivoglia responsabilità in quel momento? E adesso che Certo. le responsabilità vengono assunte, è assurdo che questa situazione venga ancora una volta gestita da ogni singolo giudice e dalla sensibilità di ogni singolo giudice, perché c'è il giudice che dirà: beh, se non è influenza, è Covid, per cui è legittimo impedimento, rinviamo l'udienza. C'è il giudice che magari non concede rinvio e nomina un sostituto ai sensi del 97 quarto comma, con indubbio pregiudizio per i diritti degli assistiti dei singoli avvocati, che siano difensori dell'imputato o dell'indagato, o che siano i difensori, e quindi abbiano a svolgere attività di patrocinio per le parti civili costituite. Quindi sono molto preoccupato. Fortunatamente fino ad oggi non è ancora successo nessun caso di positività, quantomeno a Verona, ma io temo molto che quando succederà inizieranno delle incomprensioni notevoli. E infatti non per niente ho parlato di sub iudice. Senta, avvocato, per quanto riguarda i rapporti con le cancellerie. Allora, per quanto riguarda i rapporti con le cancellerie, devo essere molto sincero. È diventato la ottava fatica d'Ercole. I cancellieri sono, come sempre, la maggior parte dei cancellieri è disponibile e
è anche tempestiva ad evadere le richieste e quant'altro, però è diventato tutto complicato, cioè tutto si fa con richiesta scritta, quindi la burocratizzazione ormai ha assunto dei caratteri imbarazzanti. Per qualsiasi cosa bisogna mandare mail o PEC, e anche per l'attività più banale di cancelleria bisogna prendere appuntamento, per cui per l'avvocato diventa veramente difficile evadere le varie incombenze quotidiane, che non sono solo l'attività di udienza, ma il recupero del fascicolo, la copia degli atti, la richiesta di copia della sentenza, il deposito della lista testi, l'appuntamento con il pubblico ministero, l'appuntamento con il magistrato. Diventa tutto complicato. Tutto ormai viene preceduto da una PEC alla quale si deve attendere la risposta, e quindi non si può più fare come prima, diciamo, non è più come nel mondo antico dove nella stessa giornata si potevano fare tante cose. Sì. L'agenda quotidiana viene scandita da N appuntamenti ai quali, se manchi, devi prendere un altro appuntamento. Quindi è tutto veramente complicato. Quel piccolo mondo antico, noi lo criticavamo molto, ma ora ci siamo affezionati, con la mente almeno, ma anche fisicamente vorremmo tornarci. Il problema è che il futuro ci proietta un'altra situazione alquanto complicata, non forse come in marzo, ma comunque sicuramente complicata. E questo si riverbererà sicuramente nel mondo della giustizia. Ecco, penso ad esempio, no? Carenze di personale, facciamo investimenti, problemi di digitalizzazione, beh, interveniamo su quelli, però se si continua a parlare su se stessi o a far finta che certi problemi non esistano, è inutile poi far riferimento a Recovery Fund per cosa, cioè il mondo della giustizia sarebbe un bel spesa a progetto, no? Facciamoci dare soldi dall'Europa e investiamo sulla digitalizzazione. Facciamoci dare soldi dall'Europa e investiamo per aumentare, per diminuire e ridurre la carenza di personale. Però così sarebbe troppo logico, avvocato, forse. Allora, dottore, guardi, i problemi della giustizia sono atavici. Non voglio adesso utilizzare degli slogan che potrebbero sembrare di facile demagogia. Il problema è che il Covid ha aggravato una situazione già al collasso. Non sono di certo io ad aver denunciato, o non sono il solo ad aver denunciato, che irrazionalmente e immotivatamente è stata rinviata nel periodo emergenziale sine die una miriade di processi a data da destinarsi o addirittura di anni. Allora abbiamo già le prime sentenze della Cassazione che si stanno pronunciando su quanto sarà il rinvio per il Covid, su quanto potrà conteggiarsi il rinvio per il Covid. Quindi ci sarà una moria di processi per questi rinvii che sono stati fatti a sine die. Ma i problemi sono molteplici. I problemi della carenza di organico vengono denunciati da quando io ho iniziato la professione, ormai 25 anni fa, se non 26 anni fa, non è che è una cosa del Covid. E io non capisco il perché nella giustizia non si vuole mai iniettare la principale risorsa, ossia il denaro. Non capisco perché non si arrivi mai ad aumentare il numero dei magistrati, non capisco perché non si arrivi mai ad aumentare, che siano questi giudicanti o inquirenti, non capisco perché non si arrivi mai a aumentare il numero degli addetti e dei funzionari di cancelleria. Io naturalmente parlo per la giustizia penale, perché io sono un avvocato. Gli assistenti giudiziari. Degli assistenti giudiziari. Ecco, non capisco perché si fa finta sempre e comunque di non vedere che per risolvere il problema ci vuole un'iniezione macroscopica di risorse. È inutile che ci giriamo attorno. Il Covid ha aggredito, come aggredisce tutti gli organismi già deboli, abbiamo visto gli anziani o i portatori di patologie significative, ha aggredito anche la giustizia. Questa è la giusta metafora. Il Covid ha aggredito la giustizia in quanto malata, ma malata terminale. Quindi, se non si
aprono le terapie intensive anche per la giustizia, gli effetti saranno deflagranti, ma nessuno parla degli effetti deflagranti per le vittime dei reati. Questo è un argomento che i nostri politici non toccano, perché altrimenti verrebbero inchiodati alle loro patenti responsabilità. Torno a ripetere, io non ne faccio un problema dei singoli tribunali. Certo. Perché i presidenti dei tribunali sono stati investiti di un problema abnorme. Questo è un problema di Ministero della Giustizia. Non doveva delegare e demandare ai presidenti dei tribunali di gestire la pandemia. Perché questo è l'effetto. Questo è l'effetto. Possibile che a Verona si agisce in un modo, a Roma in un altro, a Verbania in un altro ancora, a Busto Arsizio in un altro, a Milano in un altro. E certo. Io che giro molto, ogni tribunale ha fatto dei protocolli per la gestione della pandemia. Ma è possibile che io non so se devo andare domani mattina a Milano, devo informarmi prima, vedere come funziona, come non funziona, che cosa devo fare per accedere. È una follia. Possibile che ogni tribunale ha il suo rito di gestione della pandemia. Io la trovo una cosa alquanto bizzarra, oltre che bizantina. Assolutamente. No, no, ha aggravato il vostro lavoro quotidiano e soprattutto il lavoro quotidiano che porta tempo alla vostra attività professionale, quindi toglie tempo a quella difesa dei diritti a cui voi sareste chiamati, appunto. Il problema è che però, le ripeto, mi trovo perfettamente d'accordo, il problema è centrale. Se il Ministero non si arroga di nuovo la capacità di dover gestire centralmente la macchina della giustizia nell'era pandemica, nell'era del Covid, demandando tutto agli uffici dei tribunali, sarà sempre così. Voi avvocati dovete giornalmente, se vi spostate chiaramente dal vostro foro, abituarvi a protocolli diversi. C'è un altro problema che vuole volutamente essere una provocazione. Quello che io non ho mai capito è questo. Ma perché le cassiere dei supermercati hanno sempre comunque lavorato anche nel periodo in cui si era tutti a casa? Possibile che queste non rischiavano la vita? Assolutamente, soprattutto. Siamo sempre andati. Possibile che negli uffici pubblici e in particolare nei tribunali e nella scuola l'emergenza sanitaria è esasperata? Sono luoghi in cui ci si ammala più facilmente. Ci sono degli studi scientifici che restituiscono che in tribunale si contrae più facilmente il Covid o a scuola. Cioè io è una domanda che mi sono fatto, io ho anche tre figli, cioè dico, ma è possibile che sono luoghi in cui la percezione del pericolo è così esasperata? Io la campagna che ho portato avanti, gioiosa e giocosa, con il Don't Worry Be Happy, andrà tutto bene, con la musica di Ferri sotto, perché a furia di sentirci dire andrà tutto bene, c'era quel ottundimento generale, tutti si sperava di essere tutti più buoni, più generosi. Purtroppo tutto bene, avvocato, non è andato. No. Non solo non è andato tutto bene, ma io ho visto che non siamo tutti più buoni, siamo tutti più presi, siamo tutti più esasperati, siamo tutti più tirati. E allora io dico, come io dicevo, io e altri 150 avvocati che hanno partecipato a Flash Mob, che si sono messi i guanti, la mascherina, e hanno detto una cosa banale: torniamo in aula, si può. Cioè, il Tribunale di Vicenza, ad esempio, che è a una manciata di chilometri da Verona, di fatto non ha mai chiuso. Anche in pieno lockdown si facevano le udienze con la mascherina. Ma si torna sempre lì, c'è tutto demandato agli uffici giudiziari, è chiaro che l'ufficio giudiziario. Possibile che dobbiamo pensare che ci siano tante Italie? Sì. Quanti tribunali? A seconda
probabilmente non ci siamo mai affrancati da quell'Italia risorgimentale precedente al 1861, lo vediamo attualmente, insomma, lo vediamo in qualsiasi tipo di emergenza. L'Italia è un paese diviso, bisogna dirselo francamente, senza tanti giri di parole, soprattutto nella pratica, non tanto nella mentalità delle persone, questo assolutamente no, soprattutto nella pratica. La pratica si tratta di un paese diviso, un paese più o meno sviluppato, un paese più o meno arretrato, un paese più o meno al passo con i tempi. Chiaramente se il Ministero demanda la propria funzione agli uffici giudiziari e investe, di, come ha detto lei, di problemi importantissimi e sovra responsabilità, iperresponsabilizzando i presidenti dei tribunali, è chiaro che la situazione poi si complica enormemente per voi avvocati e per noi cittadini che voi avvocati difendete. Ma la prova provata di quello che lei sta dicendo è restituita dal fatto che adesso in udienza si va con la mascherina, con le distanze, però è anche qua, voglio sottolinearlo, è una parziale soluzione del problema. Perché io posso stare in aula con la mascherina alla giusta distanza dal giudice, alla giusta distanza dal pubblico ministero, alla giusta distanza dall'imputato, alla giusta distanza dei testimoni e quant'altro. Ma se poi in corridoio ci sono 60 persone che aspettano di essere chiamate, quando adesso pioverà, cosa succederà? Adesso ci sono i cortili dei tribunali pieni di gente che vengono chiamati di volta in volta. Ma quando pioverà, cosa succederà? Non faremo i processi perché piove, perché non verranno i testimoni, perché non stanno sotto la pioggia? Cioè, queste sono domande legittime, ma io le potrei rispondere da profano, sta tutto a questo punto all'organizzazione. Ogni presidente di tribunale si dovrà organizzare. La riprova che si poteva fare udienza, che si può fare udienza e si può continuare con l'attività è restituita dal fatto che io non sto perdendo una sola udienza dal primo di settembre, le sto facendo tutte. E adesso c'è la bella stagione, non arrivano ancora gli effetti del Covid, della ripresa della scuola. Però mi chiedo, e sono terrorizzato, dal fatto che alla prima volta che ci sarà il collega che risulta con 38 o il testimone chiave che ha 38,2, che cosa succede? Chiudono la sezione, almeno la sezione. Questo è sicuramente. E quarantena e tamponi, 1, 2, 3, 4. Bene, e se questa cosa invece è una mera influenza? Il problema è che lo scopriremo soltanto vivendo. Intanto mascherina, igienizzazione e tanta buona dose di fortuna. Mascherina e igienizzazione, ok, ormai io giro con la borsa, con la toga, lo spray, i guanti, le mascherine di cambio. Ma le faccio questa domanda e questa provocazione. Settimana scorsa sono stato a Vicenza, nella efficientissima Vicenza. Ho parlato al microfono, il presidente mi ha detto: avvocato, tenga la mascherina, perché non abbiamo da igienizzare i microfoni. Però oltre a non igienizzare i microfoni, io quando me ne sono andato c'era un altro processo. Non è che è arrivato qualcuno che ha sterilizzato l'aula o che ha disinfettato l'aula. Ma perché non, non c'è tempo e non c'è possibilità di poterlo fare. C'è tempo e non ci sono le risorse. Se no si celebrerebbero 3 processi la mattina. Bene, ma allora io mi dico, siamo così sicuri che quello che stiamo facendo sia sufficiente? E la critica è sempre lì, la critica è al Ministero di Grazia e Giustizia. Possibile che in tutti questi mesi non avete pensato a reperire le risorse anche solo per trovare degli spazi più ampi per celebrare le udienze o per ricoverare i testimoni, per ricoverare... Tanto guardi, avvocato, questa rimarrà una domanda retorica, anche perché le risponderanno: noi ci siamo occupati con il MES e con i Recovery Fund, quindi il problema già la tacita, il problema è che questi soldi devono arrivare, devono essere impiegati, e se mi permette la differenza è sostanziale. Io la ringrazio perché il nostro tempo è quasi scaduto. Stefano Gomiero da Verona, è stato un piacere venire da voi. Buona serata. Piacere mio, dottore, alla prossima.